Sono Ettore Ruggero di Assotes, del progetto Artes, e sono qui per questo incontro su competenze e professioni per sviluppare i nuovi turismi. Cercherò di parlare innanzitutto del turismo e dei suoi protagonisti, che sono le persone, le risorse umane, quanti oggi lavorano in questo settore profondamente segnato dalla pandemia. Siamo in diretta ora, puoi iniziare a parlare, grazie. Perfetto. Ok, buongiorno a tutti, sono Ettore Ruggero, ho il piacere di essere con voi e affrontare il tema di questa mattina, competenze e professioni per sviluppare i nuovi turismi. Sono del progetto Artes, di presidente di Assotes, Associazione Operatori per il Turismo Esperienziale, e quindi vorrei affrontare con voi questo tema particolarmente importante in questo momento di grande difficoltà, ma anche di programmazione del rilancio del settore turistico. E quindi avrò il piacere di interagire con voi e parlare del turismo e dei suoi protagonisti, cioè le risorse umane, le persone che direttamente, vedremo indirettamente, lavorano per lo sviluppo del turismo nei diversi territori, la formazione nel settore e quindi poi quali competenze richiede oggi il rilancio del settore e quindi quali sono le professioni ad oggi. Ma come vedremo, si tratta più di capire quali competenze poter offrire e specializzazioni quindi che poi di volta in volta potranno svilupparsi nel corso dei prossimi anni. Abbiamo tutto sommato, guardiamo il lato positivo della tragedia dell'emergenza Covid, la possibilità di attrezzarci ed organizzarci, ma non dobbiamo perdere tempo. Io vorrei sottolineare questo aspetto a me caro, nel senso che, come abbiamo visto facendo il paragone con il benedetto Covid, ci sono due modalità sostanzialmente di affrontare le emergenze o gli obiettivi anche da raggiungere, o rincorrere o anticipare. È una domanda retorica, purtroppo. E spesso e molti cercano solo di rincorrere con effetti scadenti. Purtroppo noi italiani che siamo abituati a non programmare, a vivere e a essere bravissimi a lavorare in termini di pronto soccorso, di pronto intervento, succede qualcosa, cerchiamo di reagire alla ben meglio. Diciamo poi quando si tratta di affrontare sfide, come nel caso turistico del turismo, che sono di lungo respiro, ovviamente, venendo meno la programmazione, tutto quanto salta e quindi rischiamo di essere sempre in grande affanno e rischiamo di perdere gli appuntamenti importanti, in questo caso con il mercato, con la ripartenza, peraltro in questo periodo del mercato. Ecco, due nota bene: nel caso del turismo, il periodo di incubazione, potremmo chiamare così, della formazione alle competenze è molto più lungo di quello del virus e quindi dobbiamo ancora di più poter programmare per essere pronti ad avere quelle competenze e quelle professionalità che servono per essere pronti a ripartire o per essere pronti a accettare le sfide che di volta in volta il mercato ci proporrà con grande anticipo. Peraltro, come vedremo, tutta una serie di studi, la teoria è molto chiara, abbiamo molto bene l'idea di quello che dobbiamo fare, adesso lo vedremo tra un attimo. Quindi il futuro del turismo si determina attraverso la programmazione nel tempo e quindi attivare azioni integrate di cui le persone sono protagoniste. Tutti quanti sappiamo che è un settore labor intensive, un settore in cui la risorsa umana è assolutamente strategica. Il difetto tutto italiano che ricavo, non per piangerci addosso, ma per prendere consapevolezza e quindi ripartire con una rinnovata cultura della programmazione, è quello legato al fatto che la teoria noi la conosciamo, cioè abbiamo idee molto chiare, documenti programmatici. Se voi andate a prendere tutti i piani degli ultimi 15 anni, dicono tutto quello che dobbiamo fare, che avremmo dovuto fare in questi anni e che probabilmente non abbiamo fatto o abbiamo fatto con una estrema lentezza, proprio perché purtroppo dal dire al fare
dall'affermare cose da fare su basi anche molto precise da un punto di vista di analisi SWOT, analisi degli scenari e delle tendenze, purtroppo abbiamo poca capacità di implementare con la variabile tempo, che è una variabile strategica, implementare obiettivi, programmi e quindi fare una programmazione capace di non solo, come dicevamo, di mettere step by step i passi da fare per raggiungere i target, gli obiettivi, ma anche ovviamente di poterli misurare e quindi poter riprogrammare e quindi a spirale lavorare in un discorso molto molto puntuale. E allora quali sono le cose che sappiamo ormai da tanti anni, che fanno parte di tanti documenti, dei PON, dei POR, dei piani strategici di tipo diverso, che ormai da qualche anno sono ormai già stati scritti? E beh, i temi sono quelli che vediamo qui, vale a dire qualificare le imprese turistiche. C'è un problema di qualificazione di tutta la filiera, c'è un problema, non so, c'è qualche problema di connessione. Vado avanti. Qualificare le imprese turistiche, accrescere la cultura dell'ospitalità, digitalizzare il sistema turistico italiano, e la creazione di un ecosistema digitale della cultura e del turismo, ma non solo, è ormai da anni al centro il tema, così come delle smart cities, anche quello delle smart tourism destination, e poi quello di sviluppare competenze adeguate all'evoluzione dei mercati, evoluzioni che conosciamo perlomeno del prossimo 20-30, che ovviamente sono da rivedere e da riaggiornare in base al grande tema del post-Covid, che tutto sommato per molti punti di vista ha solo enfatizzato alcuni trend che erano già molto chiari sin dal 2019, anno di riferimento e paletto per poter da cui ripartire. Formare nuove professionalità per il rafforzamento dell'occupabilità. Vedremo che la difficoltà è proprio quella di una dignità del settore e della stagionalità del settore, che non riesce a favorire un discorso di professionalità adeguati. E poi l'altro grande tema del avviare e o potenziare, a seconda dei territori, la cooperazione pubblico-privato per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta territoriale e della gamma dei prodotti turistici. Il turismo e i diversi trend dell'era post-Covid li conosciamo molto bene, ho cercato di sintetizzarli in queste brevi battute. Possiamo ovviamente conoscerli meglio e approfondirli attraverso le ricerche del WTO e del piano strategico in particolare di sviluppo del turismo in Italia, ma anche possiamo utilizzare i diversi piani strategici regionali sul turismo che sono stati pubblicati nel corso di questi anni. Ancora qualche caratteristica del mercato: la necessità di riqualificare e di avere una nuova qualificazione professionale. Noi ci troviamo di fronte ad un settore sempre più pesantemente impattato dalle tecnologie informatiche, che rappresentano la variabile che più di tutte ha innescato la rivoluzione industriale in atto, non solo ovviamente nel settore del turismo. La nuova stagione porta con sé una nuova cultura del turismo e del viaggio pre, during e post esperienza turistica, quindi nuove professionalità un tempo sconosciute o sino a qualche anno fa tra virgolette impensabili, e quindi
ci sono aperture interessanti dal punto di vista dell'occupazione per i lavoratori di oggi e di domani. Lo scenario richiede non solo nuove figure professionali, ma come dimostrano diverse ricerche, la valorizzazione e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori attuali, il cui posto in alcuni settori è fortemente a rischio, soprattutto dopo questa pandemia, anche che quindi entro il 2022, diciamo, più di una ricerca individua come oltre il 50% del personale della filiera sarà oggetto di attività di reskilling e upskilling per oltre il 54%. L'industria del turismo poi per oltre il 68%. Quindi il settore turistico è oggi sempre più pressantemente chiamato a superare alcune problematiche che lo hanno tradizionalmente afflitto, soprattutto nelle regioni meridionali: la persistente stagionalità, la bassa qualità percepita in termini di immagine e di reputazione delle imprese turistiche e degli impieghi al loro interno, la difficoltà di costruire relazioni solide e proficue di partnership con la filiera dell'istruzione e con il sistema territoriale e i suoi attori pubblici e privati. Quindi l'efficacia nell'affrontare queste sfide vedremo che è destinato ad incidere in modo decisivo nei prossimi anni. E la sfida è quella soprattutto di attrarre giovani di talento in grado di mettere nelle imprese e nelle località dal potenziale turistico quelle energie, quelle intelligenze e quelle competenze necessarie a costruire il vantaggio competitivo che dovrebbe consentire a tali destinazioni di essere protagoniste nel mercato del futuro. E quindi stiamo parlando di una cattiva reputazione del settore, una poca capacità di attrarre le persone di talento, che quindi richiede assolutamente quello di migliorare l'attrattività delle professioni turistiche. Un po' come è successo nel settore agricolo, devo dire che la cosa molto bella è che negli ultimi anni stiamo vedendo giovani ritornare all'agricoltura proprio per una dignità che è stata recuperata del lavoro in questo settore, estremamente interessante, e anche stiamo vedendo qualche barlume di novità anche di giovani che ritornano nel territorio o che nel territorio si fanno protagonisti di una rinascita anche del settore turistico con dignità e con volontà di realizzarsi professionalmente in questo settore. Non dobbiamo dimenticare che il lavoro, soprattutto legato nei territori in cui abbiamo visto è fortemente caratterizzato dalla stagionalità, il lavoro è spesso precarizzato, talvolta abbiamo ancora fasce di sfruttamento e di precariato soprattutto dei lavoratori più deboli, e mi riferisco ai lavoratori immigrati e alle donne che dovrebbero, potrebbero e anche per caratteristiche precipue essere veramente le protagoniste di una rinascita del turismo nel nostro paese. Quindi c'è da fare una battaglia per la destagionalizzazione, perché è solo questa che consente un lavoro stabile nel settore, dicevo, soprattutto al sud. Io sono particolarmente sensibile venendo da una regione del sud quale la Puglia, e la battaglia è quella di avere almeno 8-9 mesi l'anno che consentono di avere un lavoro stabile, che insieme poi ai periodi di formazione e di ferie consentano di poter avere appunto una stabilità dal punto di vista del contratto di lavoro. L'altro aspetto che c'è da considerare, che sappiamo ormai da anni, è la microdimensione delle nostre imprese turistiche, al di là del fatto che, come voi sapete, purtroppo non abbiamo la grande industria turistica, non c'è una catena alberghiera con marchio italiano di livello internazionale,
e di consistenza come quelle dei grandi gruppi player del settore. Ad ogni modo, la microdimensione, che potrebbe essere anche un vantaggio per alcuni punti di vista, sicuramente non facilita il miglioramento della qualità del capitale umano. E allora, da ultimo, vorrei sottolineare anche il tema della transizione digitale e dell'attenzione agli ecosistemi locali. Sempre di più il turismo è un fenomeno di valorizzazione delle tipicità, delle località, del genius loci, delle località che hanno attrazioni da poter offrire, ma anche inevitabilmente una visione, come vedremo, globale, internazionale. Bene, e quando parliamo di formazione dobbiamo ricordarci che inevitabilmente abbiamo una scuola, devo dire in Italia, con non poche lacune dal punto di vista della preparazione, della uscita dei nostri diplomati, che mediamente nel settore turistico, come ho avuto modo anche di riscontrare personalmente in molte località d'Italia, è abbastanza scadente, grandi carenze in termini banalmente di cultura generale, dalla geografia alla storia, piuttosto che ai temi, come vedremo, alle competenze che le aziende richiedono dal punto di vista di quelle trasversali, delle soft skills. Abbiamo i centri di formazione professionale con i repertori regionali. Voi sapete che abbiamo 20 sistemi di formazione professionale. Nei repertori molto spesso abbiamo figure tradizionali, se non talvolta obsolete. Qualche sforzo di inserimento nei repertori è stato fatto, inserendo qualche figura nel settore marketing o del settore ICT, ma siamo ancora molto lontani da poter avere una formazione professionale che forma le figure che, come vedremo, sono più richieste dal mercato. L'università stessa ha una serie di corsi di laurea direttamente e indirettamente legati alle professionalità del turismo, al management del turismo, e qui c'è il grande tema del rapporto con le imprese e con i sistemi turistici locali, che talvolta fa la differenza sulla capacità di preparare giovani laureati capaci di essere i nuovi dirigenti, i nuovi driver del turismo italiano. E poi le imprese che spesso e volentieri fanno poca formazione ai loro dipendenti, sfruttano molto spesso poco opportunità come quelle dei fondi professionali che sono a loro disposizione per poter fare attività di formazione. Probabilmente questo potrebbe essere il periodo, purtroppo dato, diciamo così, il pressoché fermo biologico, di puntare anche sulla formazione e la disponibilità del tempo oggi maggiore per potersi preparare, ci auguriamo, alla stagione estiva o comunque alle sfide che di volta in volta nei prossimi mesi ci auguriamo che le nostre imprese possano ritornare ad affrontare. Il tema è che queste quattro, questi quattro pilastri, diciamo così, questi quattro luoghi della formazione nel settore mancano di un sistema di formazione continua e di un sistema di formazione integrata. Vi ricordo, per esempio, non c'è nessuna scuola superiore che prepara i cuochi una volta che sono usciti dai classici percorsi dell'alberghiero, ma al di là e all'interno della interazione tra coloro che sono i protagonisti dell'offerta formativa, inevitabilmente c'è un problema di rinnovamento da fare, di contenuti, soprattutto di metodologie, la metodologia laboratoriale, la metodologia dei casi, la metodologia della partecipazione attiva va sicuramente molto più spinta. Uno dei problemi che qui accenno, perché si potrebbe aprire un capitolo a parte, è quello del cattivo utilizzo degli stage, che molto spesso favoriscono il precariato nel settore, anziché consentire l'inserimento di tanti giovani e tante persone che frequentano le attività formative come primo passaggio
nel mondo lavorativo e poi le opportunità finanziarie. Ho ricordato i fondi interprofessionali, ma vi sono tutta una serie di opportunità che rivengono dal Fondo Sociale Europeo nelle diverse regioni, proprio per o altri progetti anche europei e altre provvidenze che potrebbero consentire di alleggerire il carico dell'investimento in formazione e di poterlo favorire nei modi più appropriati. E allora, quali sono le aree di sviluppo di competenze? Anche qui ce le abbiamo abbastanza chiari, i documenti a cui facevo riferimento li descrivono in lungo e in largo, sappiamo dove andare, il tema è di implementare offerta formativa capace di incontrare queste esigenze. Ora, quello che vorrei sottolineare, al di là dei temi che trovate qui nella slide, che adesso andiamo a commentare brevemente, vorrei sottolineare che non solo dal turismo, dalla filiera turistica in senso stretto, possono nascere nuove professionalità e nuovi lavori e nuove possibilità di impiego, ma dalla trasversalità del turismo, mai sufficientemente compresa a livello locale, a livello degli stakeholders interessati al tema, e quindi tutto quello che è economia locale, che può essere direttamente e indirettamente funzionale a creare una destinazione turistica, una località turistica capace di ospitalità. Ricordavo il tema delle smart destination, che qui irrompe in tutta la sua potenza e importanza nel sviluppare sia l'innovazione tecnologica, sia nel lavorare sui temi della sostenibilità, che su quelli dell'accessibilità, che su quelli proprio della valorizzazione, della capacità di valorizzare il patrimonio culturale territoriale, il genius loci di cui si parlava. Ad ogni modo, i settori, i filoni più interessanti su cui possiamo lavorare sodo in Italia sono sicuramente tutto ciò che è legato alla natura e alle aree protette, quindi poi vedremo che probabilmente qualche profilo che possiamo individuare proprio legato a questi diversi filoni del turismo che vado qui a descrivervi, tutto il grande tema dei borghi e della valorizzazione del patrimonio immobiliare urbano e rurale, oltre il 34% del nostro territorio è Appennino e Appennino pressoché trascurato, abbandonato e caratterizzato da grandi fenomeni di spopolamento e di degrado, al di là poi delle zone che hanno subito nel corso di tutta la storia italiana i terremoti e che molto spesso sono ancora lì con i problemi della ricostruzione e della valorizzazione del territorio. I poli museali minori e l'industria della creatività. Sappiamo che l'arte, la musica, lo spettacolo, il teatro, tutto ciò che è industria della creatività può concorrere e integrarsi nell'offerta turistica. Il tema dei cammini e del turismo lento, su cui siamo fortemente in ritardo in Italia e che in realtà, ne cito una per tutte, la Spagna ormai da tanti anni segna successi rilevanti, basti pensare al Cammino di Santiago, quindi i cammini e poi gli itinerari e tutto ciò che è turismo lento, biking, trekking, eccetera, eccetera. La valorizzazione del Made in Italy, questo è un tema a me particolarmente caro, avrò modo di avere con voi un incontro proprio sul tema del turismo industriale, vale a dire della capacità di lavorare su quello che è il terzo brand dopo Coca-Cola e Visa nel mondo, ovviamente un marchio non registrato, non industriale, ma che è un marchio che identifica il vivere bene italiano, la qualità, la bellezza, la cura, la capacità di fare cose ben fatte, tipiche dell'Italia, che per una strana coincidenza vedono gli stessi acquirenti di prodotto italiano essere gli stessi turisti che vorrebbero venire in Italia, che vorrebbero venire a conoscere i nostri prodotti, chi li fa,
quali sono i territori da cui nascono, eccetera, eccetera. Su questo vi rimando al prossimo incontro, ma c'è un tema di valorizzare tutto il patrimonio materiale e immateriale legato alla nostra industria, quando dico industria, artigianato, no? Capacità di produrre artefatti, tipica della tradizione italiana, che ha una connotazione assolutamente di qualità nel mondo, da tutti universalmente riconosciuta. Altro grande tema, l'agroalimentare, si fa un gran parlare, non sto qui a dire altro se non a dire che probabilmente la chiave di volta che può fare la differenza è quella di lavorare sul tema della dieta mediterranea, dell'alimentazione mediterranea, che caratterizza il nostro stile di vita e che in un qualche modo si collega, per tutto ciò che ho detto prima, al tema della valorizzazione dei piccoli produttori, dei nostri produttori dell'agroalimentare. Salute e benessere collegato alla dieta, ma non solo, tutto quello che è cura della persona oggi è parte di qualunque prodotto turistico o è parte di prodotti turistici specifici. E poi mai sufficientemente sviluppato il tema dello sport, sport amatoriale o sport professionistici e semiprofessionistici, che possono dar vita ad eventi sportivi e all'organizzazione di tutta una serie di opportunità che dal punto di vista turistico possono essere estremamente interessanti per i nostri territori. Chiudo con il mais, anche questo un settore su cui ripartire, un settore che ha oggi grandi cambiamenti al suo interno dal punto di vista culturale, dal punto di vista della domanda a cui bisogna essere capaci di rispondere. E allora, quali le competenze? Anche qui tutti gli studi degli ultimi anni ci dicono che c'è un problema di reskilling del personale, c'è un problema di professionalizzazione della filiera, c'è un problema di sviluppare nuova occupazione e quindi nuova impresa, piccole e nuove imprese, non solo, ma anche imprese esistenti o nuove imprese capaci di fare rete, perché è questa la possibilità di avere quelle dimensioni che ci consentono di competere su molti dei mercati turistici e che senza capacità di massa critica difficilmente riescono ad essere affrontati. Qual è lo skill shortage maggiore delle nostre risorse umane? Soprattutto in Italia, quello di lavorare in team, quello di lavorare in autonomia. Vedete, tornano le competenze trasversali di cui si era parlato all'inizio, la capacità di risolvere problemi. La risoluzione di problemi non è più affidata, come tanti anni fa ormai, al top, al middle management, ma a tutti quanti gli operatori nella piramide piatta e rovesciata che caratterizza le nostre organizzazioni turistiche. E poi le competenze digitali, che quindi accompagnano la rivoluzione di cui abbiamo parlato, sia per quanto riguarda gli strumenti interni, sia per quanto riguarda gli strumenti, quindi gestione interna, diciamo così, sia per quanto riguarda, come dire, il grande mondo della comunicazione e dell'interazione digitale col cliente, che diventa il protagonista dell'ecosistema turistico locale. Competenze linguistiche, su cui siamo molto scadenti, quindi riuscire almeno sulla lingua inglese ad avere ottime capacità, oltre a altre lingue che possono essere quelle che ci consentono di poter interagire efficacemente con nuovi mercati che ci auguriamo possano incontrare la nostra offerta italiana e regionale. La comunicazione e la relazione col cliente, quindi tutto quello che è marketing, tutto quello che è customer satisfaction, e poi ultima ma non ultima, che abbraccia un po' tutto quello che abbiamo detto sinora, una capacità di visione sistemica, all'interno delle nostre imprese, capacità di visione sistemica, perché ciascuno di noi protagonista nel territorio a livello turistico deve essere parte e deve comprendere che la sfida la stiamo affrontando insieme e solo così potremmo vincerla. E allora,
quali professioni arriviamo, adesso si potrebbe fare un elenco sterminato, io voglio ricordare quello che ho detto precedentemente, vale a dire che non solo dal turismo, ma dalla trasversalità del turismo rispetto a molti settori dell'economia locale possono nascere nuove professionalità utili al turismo, ma se, come dire, stringiamo il nostro campo, anche se, ripeto, è una visione un po' limitata e limitante, se ci riferiamo ai settori della filiera turistica tradizionali, sicuramente emergono una serie di figure sul fronte di favorire l'incoming. Quante agenzie di viaggio oggi negli ultimi anni stanno finalmente capendo che devono vendere incoming e non più prevalentemente outgoing, perché ormai tra l'altro questo mercato è fortemente in crisi per la onnipotenza delle diverse OTA protagoniste indiscusse del mercato e per la possibilità dell'utente medio di poter acquistare come, dove, quando vuole tutti quanti i prodotti online. Quindi disintermediare, diciamo, e non avere bisogno di interlocutori come quelli dell'intermediazione commerciale. E quindi abbiamo l'incoming manager, che questa figura che può sviluppare piani di valorizzazione territoriale e studio dei mercati nazionali e internazionali per poter essere capace di attivare processi di arrivo di particolari turisti, parliamo sempre di turismi e turisti con differenti passioni, con differenti motivazioni di viaggio, e quindi l'incoming manager deve poter intercettare nuovi flussi e poter lavorare per favorire l'accoglienza adeguata nel territorio, cosa che inevitabilmente il destination manager fa, ma direi che siccome in Italia è sempre molto difficile identificare quali sono le destinazioni turistiche, ce ne sono alcune ormai consolidate, altre sulla carta, diciamo dal punto di vista amministrativo, e quindi diciamo il tema del destination manager è in termini o di smart destination manager, cioè colui che si occupa di far diventare smart una località turistica, e quindi in rapporto con comuni o con insiemi di comuni che si dotano di queste figure professionali, oppure io vedo molto bene queste nuove figure un po' sganciate tra virgolette dalla mano pubblica, a cui spesso e volentieri è legata la definizione delle destinazioni, quindi sia l'incoming manager sia il consulente di viaggio incoming. Anche questa è una figura molto interessante sia sul fronte della domanda sia sul fronte dell'offerta, quindi della capacità di mettere insieme operatori. L'operatore del turismo esperienziale, quindi ricordo che uno dei grandi temi non è farsi prendere dalla ipercomunicazione e dalla convinzione banale, e che penso che quasi tutti gli operatori abbiano realizzato, che basta promuovere, basta avere un ottimo sito, basta mettere a punto tutta una serie di iniziative di promo commercializzazione online per vendere un prodotto. Questo lo si fa, lo si può fare, occorre farlo bene, ma bisogna avere innanzitutto il prodotto. Ecco, questo è uno dei grandi temi su cui facciamo ancora fatica in Italia, su cui dobbiamo lavorare. L'operatore del turismo esperienziale è la persona che cura il prodotto, e il prodotto in particolare esperienziale. Il concierge manager, che è una figura che può essere molto interessante sia per tutte le aziende dell'ospitalità e anche per reti di imprese dell'ospitalità, mi riferisco anche alle strutture extraalberghiere, il property manager, che è una figura legata allo sviluppo dell'extraalberghiero, una serie di guide turistiche specializzate, quindi le guide turistiche autorizzate che però sempre di più devono potersi specializzare per poter allargare la propria offerta, e molte di loro sono diventate e sono e vogliono essere operatori di turismo esperienziale o di turismo nei diversi ambiti settoriali. Lo vedremo dopo, ma per esempio sicuramente le guide ambientali ed escursionistiche, che sono un'altra figura estremamente interessante, fanno parte di questo ventaglio di
persone qualificate che sono le uniche che possono dar vita a servizi turistici qualificati, insieme agli NCO, per esempio, che inevitabilmente devono poter, come dire, aprire il ventaglio delle loro competenze non legate direttamente e meramente alla conduzione del veicolo. Abbiamo poi, e non le sto qui a ricordare, le diverse professioni del settore ICT, ne ho citate alcune, le trovate qui, e poi quelle che secondo me appunto dovrebbero essere di maggiore attenzione proprio perché creano il prodotto, tutte le figure legate allo sviluppo del turismo sostenibile, del turismo lento, del turismo del benessere, e quindi dalle guide ambientali escursionistiche agli istruttori dei diversi sport emergenti che valorizzano il mare, la costa, la collina, la montagna e quant'altro abbiamo nel nostro fantastico territorio. Il tempo a mia disposizione è scaduto, se c'è qualche domanda nella chat sono felice di rispondere telegraficamente, altrimenti ho veramente molto piacere a condividere con voi tutto quello che è il lavoro del progetto Artes, che trovate sul nostro sito, agli eventi protagonisti e territori che caratterizzano la nostra attività di cultura del turismo esperienziale, al club di prodotto Joint Place che mette insieme appunto quanti vogliono fare turismo esperienziale professionale, e poi con Assotes, che è l'associazione degli operatori di cui sono il punto di riferimento, e quindi il piacere di poter interagire con voi su questi ed altri temi che concorrono alla rinascita del turismo italiano. Trovate i riferimenti, i siti, e quindi io vi ringrazio. E non so se ci sono, ecco, una domanda: come reputa la formazione fornita dalle università italiane? Avevo già in parte risposto, laddove dal punto di vista delle docenze e dal punto di vista delle attività integrative c'è una forte interazione con il mondo del lavoro, e c'è anche, come dire, un approccio internazionale, abbiamo dei bei corsi di laurea e dei corsi di laurea che in genere possono formare appunto la nuova classe dirigente del turismo italiano. Da altre parti si fa il corsificio o si fa il super liceo. Bene, io vi saluto, vi ringrazio. Allora, è un piacere di interagire ancora insieme. Arrivederci.